Questa mattina vogliamo ancora guardare la parola di Dio insieme. C'era un brano che fin da ieri abbiamo avuto un piccolo ritiro insieme ad alcuni fratelli e fin da ieri questo brano mi ha risuonato nel cuore e vorrei condividerlo con voi. Ed è una parte del Salmo 34 e vogliamo vederlo insieme. Questo è un salmo particolare dove Davide canta la sua liberazione, liberazione da circostanze difficili, liberazione da situazioni difficili che il grande Davide, l'unto di Dio, era costretto a superare. E certamente noi, quando pensiamo a Davide, lo ricordiamo come lo ricorda la scrittura, come il dolce cantore di Israele, e questo realmente era una sua grande e forte vocazione, quella di lodare il Signore, di cantare al Signore. E questo perché anche viene ricordato come un uomo secondo il cuore di Dio, cioè una persona che al di là dei suoi errori, dei suoi sbagli, delle sue sbandate, e ne ha fatto tante, ma aveva intuito, aveva compreso, aveva avuto una rivelazione che Dio era il suo punto di riferimento fondamentale. E questo chiaramente in varie circostanze aveva rinforzato, aveva incoraggiato la sua vita, ma voi sapete che nella sua vita c'erano stati momenti difficili, anche quando siamo stati lì al convegno Infuocati per Dio, il pastore Interlandi ha parlato un po' di questo. E i momenti difficili soprattutto li aveva vissuto con Saul e c'era un momento in cui fuggiva, scappava. E prima di leggere questo salmo, quindi vogliamo capire il momento, l'ambiente, la situazione in cui poi lui canta questa liberazione. Anzi, leggiamo prima la liberazione e poi leggiamo il retroscena e poi ritorniamo a questa liberazione. Facciamo così. Salmo 34, i primi sei versi. Io benedirò il Signore in ogni tempo, la sua lode sarà sempre nella mia bocca. Io mi glorierò nel Signore, gli umili l'udranno e si rallegreranno. Celebrate con me il Signore, esaltiamo il suo nome tutti insieme. Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Questo afflitto ha gridato e il Signore lo ha esaudito, lo ha salvato da tutte le sue disgrazie. Questo è un salmo quindi di lode, di celebrazione, ma vogliamo un attimo vedere dove nasce questo salmo e facciamo un salto indietro velocemente per vedere il retroscena in cui nasce questo salmo. Andiamo nel libro primo di Samuele. Al capitolo 21, verso 8. Immaginate Davide che fugge con l'incubo di Saul che lo perseguita, che gli sta dietro, che vuole la sua morte, che non è riconoscente nonostante Saul avesse beneficiato del dolce cantore di Israele, gli faceva una specie di musicoterapia. Gli suonava l'arpa e lo spirito di Saul si rasserenava. Poi però sapete che alla fine non fu più così. Suonava l'arpa, e Saul cominciò a fare venire fuori le cose tremende che erano nel suo cuore. Questo ci fa vedere che c'è un momento in cui la presenza di Dio agisce da sedativo. Ma c'è un momento in cui la presenza di Dio deve portare fuori quello che invece
brucia dentro. Quindi in un momento il suonare di Davide rasserenava, era più di un ansiolitico per Saul, in un altro momento invece venne fuori quello che Saul aveva dentro e scagliò una lancia, non sciogli lingua, scagliò una lancia sul povero Davide. E Davide fuggiva, un momento difficile, un momento duro, proprio come succede a noi, dopo aver vissuto momenti belli, momenti di vittoria, momenti spirituali dove pensiamo di avere il controllo, momenti in cui tutti ci vogliono bene, momenti in cui tutti osannano, momenti in cui, come quello della vittoria su Goliath, sembra che siamo i salvatori del mondo. Attenzione a questa sindrome di onnipotenza, il salvatore è uno solo. Ma momenti in cui sicuramente ci sentiamo parte determinante del progetto di Dio per la sua Chiesa, e momenti poi difficili, momenti oscuri. Davide si trova da un sacerdote che fa di nome Achimelech, un bel nome, e dice così: non hai qui disponibile una lancia o una spada? Perché io non ho preso con me né la mia spada né le mie armi, tanto premeva l'incarico del re. Il sacerdote rispose: c'è la spada di Goliat, il filisteo, che tu uccidesti nella valle dei Terebinti. E là, avvolta in un panno dietro l'efod. Se la vuoi prendere, prendila, perché qui non c'è altra all'infuori di questa. Davide disse: nessuna è pari a quella, dammela. Allora Davide si alzò e quel giorno decise di affrontare Saul. Scritto così? No. Allora Davide si alzò e quel giorno riprese a fuggire. Lontano da Saul, e andò da Achis, re di Gat. I servi del re dissero ad Achis: non è questi Davide, il re del paese? Non è egli colui del quale si cantava nelle danze: Saul ha ucciso i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000? Supereroe! Davide si tenne in cuore queste parole e temette Achis, re di Gat. Mutò il suo modo di fare in loro presenza, faceva il pazzo in mezzo a loro, tracciava dei segni sui battenti delle porte e si lasciava scorrere la saliva sulla barba. Achis disse ai suoi servitori: guardate, è un pazzo, perché me l'avete condotto? Mi mancano forse dei pazzi? Si vede che ne aveva abbastanza. Che mi avete condotto questo a fare il pazzo in mia presenza? Costui non entrerà in casa mia. Ma non voglio fermarmi qui. La situazione continua, perché certamente fino ad ora Davide non poteva cantare liberazione, poteva semplicemente dire, cantare della sua furbizia, di come si era riuscito, fingendosi pazzo, a salvare da questa situazione. Davide poi, capitolo iniziale, i primi versi del 22, i primi due versi, partì da lì e si rifugiò nella spelonca di Adullam. Quando i suoi fratelli e tutta la famiglia di suo padre lo seppero, scesero là per unirsi a lui. E tutti quelli che erano in difficoltà, che avevano debiti o che erano scontenti, si radunarono presso di lui ed egli divenne il loro capo. Così ebbe con sé circa 400 uomini. Se poi continuiamo la lettura più avanti, vediamo che con questo esercito di
falliti, di imbranati, di scontenti, di insoddisfatti, di pazzi, no, di fragili, Davide conseguì nuovamente, ritrovò la forza, ritrovò il coraggio. Quindi è strano, due immagini, alla corte del re Achis lui diventa pazzo, nella spelonca ritrova il coraggio. Lì dove poteva veramente esaltarsi si deprime, lì dove sembra un luogo proprio oscuro si ricarica e ritorna a trovare il coraggio. Quindi un attimo, ora ritorneremo al Salmo, pensiamo che questo Salmo è scritto proprio in occasione di questa avventura, che per noi è emblematica e ci fa capire realmente come lo stesso Davide, pur avendo scoperto tante volte che la potenza veniva da Dio, in qualche modo cercava ancora dei sistemi umani per vincere, per superare le sue circostanze difficili. E questo ci fa capire che tante volte anche noi, pur avendo sperimentato che la soluzione soprannaturale è una soluzione di fede, saremo tentati di combattere con le armi dell'avversario. E infatti vediamo questa scena che sembra essere caduta a fagiolo per la paura di Davide, finalmente nella sua ansia, nella sua angoscia, nella sua paura, arriva da questo sacerdote, gli chiede aiuto e questo sacerdote gli dice che la spada di Goliat è lì, lui si esalta come se questa spada potesse realmente sanare, dargli forza per vincere le sue paure e i suoi nemici. E quindi la lettura ci fa vedere che questa spada non gli dà più coraggio. E tante volte noi prendiamo dei sistemi, dei mezzi che sembra ci diano più coraggio, ma in realtà non è così. Abbiamo bisogno di ritrovare quella fiducia profonda in Dio che Davide in quel momento non aveva. E quello che mi colpisce è che quando lo stesso Davide si trova in un ambiente dove si parla di lui come un uomo forte, un uomo capace, un uomo vittorioso, entra più in crisi, come a dire, non vi aspettate che io possa essere il Davide che voi conoscete, io ho paura, io sto male, non ce la faccio, sono in crisi. Quindi il fatto di sentire gli altri che cantano delle sue capacità, che dicono sei forte Davide, ma tu sei forte, tu sei forte, in quel momento non ci può né la sua autosuggestione, perché avrebbe potuto fare un corso in cui diceva so forte, so forte, so forte, una specie di training autogeno per convincersi che lui era colui che aveva sconfitto Golia. In quel momento doveva passare, doveva imparare qualcosa, scoprire la sua fragilità, ma neanche riesce a dargli coraggio quello che gli altri gli dicono. Quindi né lui riesce ad avere coraggio, né quelli che gli dicono tu sei più forte di Saul, perché lui ne ha vinti tanti, tu ne hai vinti molti di più. In quel momento la paura, il timore, il senso di incapacità è grande nella sua vita. E credo che in questo ti puoi rispecchiare. Ma quel momento non finisce lì. C'è un altro passaggio che sottolineiamo brevemente prima di tornare al Salmo, che è quello in cui alla fine è così preso dal terrore, ecco perché poi dice grazie perché Dio mi liberi dal terrore, perché mi liberi dalle circostanze, è così preso dal terrore che nell'ultima possibilità veramente di salvarsi, secondo lui, dice qua devo fare finta di essere pazzo, così tutti diranno un pazzo non si può prendere sul serio, un pazzo, povero Davide, ecco, lo commisereranno, povero Davide, avranno pietà di me, povero Davide, è diventato pazzo, non ragiona più, ecco, tutta la sua idea di potere gli ha dato alla pazzia. Allora lui trova questo escamotage, questa fuga così,
e comincia a fare il pazzo. Comincia a fare finta di non poter affrontare la realtà. E questo chiaramente lo salva dalla situazione. Ma la continuazione qual è, fratelli? Che poi gli farà produrre questo salmo meraviglioso. La continuazione è che lui, dopo questo momento in cui la sua paura viene fuori, il terrore si impossessa di lui, scopre nuovamente una forza. E guardate un poco, lui scopre la forza diventando capo di un esercito di persone deboli, di persone, come dice qui la scrittura, tutti quelli che avevano debiti, tutti quelli che erano insoddisfatti, tutti quelli che erano in difficoltà. Nella fragilità, nella difficoltà, scopre una energia forte. E ritorniamo velocemente al Salmo per capire quello che il Signore questa mattina ci vuole fare comprendere. La benedizione di Davide è quella che questa mattina Dio ti chiede di esprimere. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo. Ci sono tempi duri, dicevamo poco fa. Ci sono tempi dove pensiamo di non poter farcela, dove raggiungiamo situazioni di esasperazione, dove raggiungiamo situazioni profonde di crisi, dove circostanze difficili si aggiungono già alla nostra difficoltà. Ma l'esperienza di Davide e l'esperienza tua questa mattina è quella del verso 4. Ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto. Ma dove lo aveva cercato il Signore Davide? Lo aveva cercato apparentemente, aveva pensato che era una benedizione di Dio quando aveva trovato quella spada. Aveva detto: Dio mi ha procurato la spada di Goliat, ora avrò più paura. Dove l'aveva cercato? Dove in qualche modo era ritornato a cercare veramente la faccia di Dio? Nel momento in cui aveva visto il fallimento di tutte le risorse umane. Come a dire, l'ultima risorsa, l'ultima speranza per lui era quella di fare il pazzo a vita. Non è chiaro, lui l'ha fatto in quel momento, ma se non avesse ritrovato il coraggio avrebbe dovuto farlo a vita. E vi sembra strano, ma tante persone entrano nella pazzia, entrano e rimangono nella pazzia perché non trovano più il coraggio di affrontare la vita, perché non trovano più il coraggio per guardare la realtà con gli occhi di Dio, e quindi la realtà è troppo spaventosa, è troppo difficile da gestire, e allora la pazzia diventa un rifugio semivolontario, non è una scelta cosciente, un rifugio per non affrontare. Ma dove Davide ritrova il Signore e cerca il Signore e Dio gli risponde? Proprio lì, in quella spelonca di Adullam, underground, sottoterra, nascosto, insieme a persone che assolutamente non lo incoraggiano, paradossalmente, ma anzi, lui lì ritrova il Signore e può cantare questo salmo. Come oggi lo possiamo cantare insieme a lui. Ho cercato il Signore
ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto ciò che mi incuteva terrore. Terrore è più di paura. Siete d'accordo? Terrore è quasi panico, anzi è panico. È sensazione di non poter affrontare più le circostanze, è sensazione di non poter gestire più. E io mi chiedo perché Dio vuole che noi sperimentiamo in un certo senso il panico certe volte. Mi sembra strano, dicimi come Dio vuole che sperimentiamo il panico? Dio permette che tu puoi sperimentare il panico perché vuole farti appoggiare a una certezza che non dipende dal fatto che tu puoi controllare tutte le circostanze. Tutta la nostra vita è volta a cercare di controllare le circostanze. Controllare il conto in banca, controllare la testa di nostra moglie, di nostro marito, controllare i nostri figli, controllare questo, controllare l'altro, controllare tutto. Ma Dio non vuole che dipendiamo da questo per la nostra certezza e quindi permette che le situazioni sfuggano dal nostro controllo. E lì possiamo rimanere nel terrore, possiamo rimanere nel panico, possiamo fermarci alla corte di Achis insieme a Davide e tirarci indietro. O possiamo scoprire quello che Dio ha preparato, cioè quello che ci libera in una maniera profonda da ogni terrore. Ho chiamato l'Eterno, ho cercato il Signore ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutto quello che mi creava terrore. Io credo che Dio sta facendo questo nella sua Chiesa. Sta permettendo che le circostanze crollino nella vita di ognuno di noi, sta permettendo la confusione, ma perché? Sta permettendo lo smarrimento, ma perché? Sta scrollando. Diciamo la scorsa volta, sta purificando, sta facendo venire il fuoco su quelli che sono gli equilibri nostri. Perché? Perché vuole veramente portarci a una liberazione profonda. Ma voi, vedendo la vita di Davide, guardandolo un attimo in tutto il suo excursus, nelle sue imprese da giovanetto quando lottava il leone, lo vinceva, anche se non era considerato forte dagli altri. Voi ravvisate terrore? Voi pensate mai che un uomo del genere avesse potuto provare terrore? No! Eppure lo vediamo lì, proprio come noi, come te, in certe circostanze della tua vita. Ma lì la buona notizia, questa mattina, ce la dà Davide, lui è stato liberato dal suo terrore. Alleluia! E non era neanche nel nuovo patto. Davide non poteva nascere di nuovo come noi, eppure la potenza di Dio lo ha liberato da tutto quello che gli incuteva terrore. Andiamo velocemente agli ultimi versi. Quelli che lo guardano sono illuminati e nei loro volti non c'è delusione. Cosa significa questo verso? Che il piccolo, grande Davide questa mattina ci consegna: quelli che lo guardano sono illuminati e nel loro volto non c'è delusione. Chi stai guardando? Cosa stai guardando?
Questo verso è strettamente collegato con quello precedente, perché è incredibile, ma nella spelonca di Abdullam, in un luogo sicuramente pure tenebroso, in un luogo proprio tipo catacomba, Davide ritorna a guardare Dio. Ritorna a guardare in una maniera nuova la forza di Dio. Viene illuminato e il suo volto dalla depressione, dalla delusione, diventa un volto di speranza. Nella spelonca di Abdullam si organizza insieme a quell'esercito di sbandati per vincere nuovamente le battaglie di Dio. Cosa significa questa mattina? E andiamo alla conclusione di questa breve riflessione. Quelli che lo guardano sono illuminati e nei loro volti non c'è delusione. Cosa significa, fratelli? Che Davide avrebbe potuto fermarsi alla depressione, avrebbe potuto fermarsi alla delusione, avrebbe potuto dire: ma che Dio è Dio, ma com'è che Dio mi ha chiamato a questa impresa se io sono qui? Aveva perso in quel momento la visione di Dio. E tante volte bisogna dire che quando nel nostro volto cominciamo a leggere la delusione, ciò significa che stiamo guardando Dio forse attraverso gli uomini, non gli uomini attraverso Dio. Quando nel nostro volto comincia a comparire la delusione, e si potrebbe spendere qualche parola sulla delusione, che cosa porta alla delusione? Lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento cosa porta? Depressione, ma in ogni caso una pigrizia, come a dire, è inutile che faccio qualcosa. Se Davide non avesse guardato il Signore, il suo destino sapete quale sarebbe stato? O fare il pazzo, o restare nella spelonca di Abdullam, organizzarsi una vita underground, nelle catacombe, nascondersi come molti fanno, ma non che c'è bisogno di scavarsi, ma nel senso che vivono però come seppelliti, li potremmo chiamare i cristiani zombie, e tante volte abbiamo fatto parte di questi cristiani zombie. Io perlomeno ho fatto parte. Sono andato là, ho detto pace, pace, però in realtà la delusione, il dolore, il senso di sconfitta erano quelli che mi imprigionavano lì, nella grotta di Abdullam, senza farmi vedere luce. Ma poi, lo Spirito ti chiama e ti dice: guardami, guardami figlia mia, guarda me. Ah, ma io la chiesa, ma qui, ma mio figlio che è cristiano, mia figlia che è così, mi ha deluso qui lì. Chi stai guardando? Ma il pastore, quella comunità, quell'altra comunità, mi illudevo perché qui, ma tutto il mondo cristiano è paese, come a dire non c'è nessuna chiesa buona. Chi stai guardando? Chi stai guardando? Se non guardi Gesù, la delusione non se ne potrà andare dal tuo volto, che poi significa dalla tua anima, certamente. Ci sono alcuni che il volto lo riescono a tenere così, ma cioè, tu già lo vedi che è un sorriso proprio di quelli sforzati. Quelli che lo guardano sono illuminati, nei loro volti non c'è delusione. Ultimo verso, ci alziamo in piedi. Questo afflitto ha gridato e il Signore lo ha esaudito e lo ha salvato da tutte le sue disgrazie.
Fratelli, cerchiamo di non entrare in quello spirito che si commisera e che dice tutte le disgrazie capitano a me. Tu non sei un disgraziato, sei un graziato, sei una graziata. E nel momento in cui te ne puoi accorgere, nel momento in cui puoi veramente crederlo, ti accorgi che la grazia sua ti basta, anzi, potremmo dire t'assoverchia pure. Ti basta, la grazia sua ti basta. Cosa significa? La grazia sua non è quanto puoi avere di conto in banca necessariamente, ma la grazia sua è quello che Dio ha fatto in te, ti basta. E se non ti basta è perché non lo stai scoprendo. E se non lo stai scoprendo è perché non guardi il Signore, non guardi lo Spirito, perché è lo Spirito che illumina il tuo volto, è lo Spirito che ti fa vedere che sei ricca anche quando ti senti povera, è lo Spirito che ti fa vedere che sei gioioso anche quando le circostanze non sono... Spirito che ti dà la rivelazione di quello che Dio ha fatto, come la ridiede a Davide in quella spelonca. Lui cominciò a riguardare il Signore, il suo volto si illuminò, la delusione cominciò a trasformarsi in speranza, in gioia, in forza, e uscì fuori e combatté le battaglie che erano davanti a lui. Cosa vuoi fare nel momento in cui certi meccanismi non sono funzionati, certe cose che hai escogitato non hanno portato il beneficio? Cosa vuoi fare quando ti accorgi che la spada di Goliath non ha portato più coraggio nella tua vita, ma ti ha ancora di più reso pauroso, debole, fragile? Vuoi fare il pazzo? Vuoi fare lo zombie? Vuoi fare il cristiano religioso che dice parole di pace, di gioia, ma vive seppellito nella sua grotta? Questa mattina il Signore vuole fare risplendere il tuo volto, vuole illuminarti, ma hai bisogno di guardare Lui. Quelli che lo guardano sono illuminati. Quelli che lo guardano sono illuminati. Dove stai guardando? Dove stai cercando? Dove stai attingendo? Guardami, ti dice il Signore. Guardami, figlia mia. Guarda me. Non guardare la mia parola, se questa non ti aiuta a guardare me. Ci sono alcune persone che si concentrano sulla parola, ma la parola non li riesce a condurre a guardare il Signore. Non ti serve a niente la parola di Dio se è solamente qualcosa che non ti porta a guardare di più il volto del tuo Redentore. La parola non ti servirà se non ti aiuta ad entrare in quei luoghi che descrive, se non ti porta a vedere Gesù. Guardami, ti dice il Signore. Questa mattina, figlia mia, guardami, guardami, spendi un po' di tempo a guardare me, perché tu diventi quello che contempli, e se continui a contemplare le tue paure diventerai più paurosa, se continui a contemplare solamente la televisione diventerai puntini puntini. Guarda me, guardami, guardami nella tua preghiera, guardami nella meditazione della parola di Dio, guardami negli altri, guarda la mia opera negli altri, guardami negli appuntamenti che ho preparato, nelle occasioni che ho preparato dinanzi a te, guarda me, e il tuo volto sarà illuminato. E la delusione, questo tarlo che rode nella vita di molti di voi, la delusione se ne andrà.
ritornerete a sperare, ritornerete a rialzare il capo come Davide, un grande re, ma fragile come noi, ha sperimentato. Volete sperimentarlo? Volete credere questa mattina che la delusione può scomparire? E che bello vivere senza delusione. E non solo senza le delusioni del passato, questo sarebbe troppo bello, perché alcuni dicono, vabbè, ma prima di conoscere il Signore ero sempre deluso, ora che ho conosciuto Dio sarai più deluso, perché ti accorgerai di più del male, ti accorgerai di più dell'ingiustizia, quindi potresti diventare un cristiano arrabbiato, deluso, se non mantieni questo contatto forte con la sua presenza. Vogliamo pregare insieme questa mattina e vorrei invitare ognuno di voi lì dove siete, nel vostro posto, a prendere una decisione vera, a smetterla di considerare la delusione come un alibi. Sono stato deluso e quindi il Signore ti dice questa mattina: sei stato deluso perché hai guardato troppo gli uomini, hai guardato troppo te stesso. Anche tu sei un uomo con le sue difficoltà, con i suoi limiti, ti sei troppo guardato, hai detto che facevi troppo schifo, sei rimasto deluso anche lì, non deluso solo degli altri, deluso anche da te stesso. Ma non devi guardare te, la tua debolezza, non è contemplando la tua debolezza che sarai trasformato, ma è contemplando la sua gloria. Lì dove sei, nel tuo posto, decidi un attimo di dedicare nella tua giornata, in maniera pratica, un po' di tempo per guardare Dio con tutti i mezzi che Lui ti ha messo a disposizione. Guarda Lui, cerca Lui e sarai illuminato. E la delusione scomparirà, e uscirai fuori dalla grotta e ritornerai a combattere. Ci sono tante battaglie davanti a te, ma non puoi combatterle con lo spirito della delusione. Hai bisogno di acquistare fiducia, speranza e muoverti verso il progetto di Dio. Signore, grazie perché in questo momento ancora Tu ci chiami non solo a guardare tutte le cose che ci incutono paura, terrore, come Davide ha visto. Grazie perché ci chiami non a nasconderci, non a fare i pazzi, non a prendere delle armi come la spada di Goliath. Grazie perché queste sarebbero le nostre tentazioni, Signore. Quella di fare finta di essere morti, di ritirarci, di diventare formali, quella di prendere armi che non servono perché non sono le armi Tue, e quella di fare i pazzi, di chiuderci in un mondo nostro. Ma grazie perché questa mattina il Tuo Spirito ci invita a guardare a Te, e vogliamo farlo, Signore, per essere illuminati ed essere liberati dalla delusione che adombra la nostra vita, dalla sensazione di sconfitta, dalla sensazione di handicap, di incapacità che ci prende. Grazie perché in questo momento Tu dai una visione nuova a ognuno di questi miei fratelli e sorelle, perché escano da questa situazione verso nuovi lidi, verso nuove esperienze di vittoria. Grazie Padre, metti la mano sul tuo cuore e ricevi in questo momento un'unzione di rivelazione della immensità, della potenza di Dio verso noi che crediamo, verso noi che ci affidiamo a Lui.
grazie, Signore, perché ti ho chiamato, ti ho cercato, mi hai risposto e mi liberi in questo momento da tutto quello che mi incuta terrore. Grazie perché tu sei la medicina per la mia paura, non sono altre, non sono le sicurezze che ho acquisito, il ruolo, il successo nel lavoro, il successo nel campo economico, non sono queste cose che mi danno forza, la mia salute non è questa che mi dà forza, ma tu sei la mia guarigione, tu guarisci la mia paura, tu sei la mia forza.